Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la prima edizione di oggi, in studio con voi Rosario Moreno. Anche un vasto incendio divampa al porto, il comune chiude scuole e parchi. Limitate gli spostamenti e tenete le finestre chiuse, hanno detto. Il porto di Ancona è in fiamme, un grosso incendio partito intorno a 00:35 da un capannone si è sviluppato nell'area ex Tubimar, dove ci sono varie attività. Il rogo ha distrutto camion e altri capannoni dove potrebbero trovarsi solventi, vernici e altri materiali potenzialmente tossici. Per questo il Comune ha disposto la chiusura di tutte le scuole, le università, i parchi e gli impianti sportivi. Ha detto si raccomanda di tenere chiuse le finestre e di limitare gli spostamenti non necessari. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco, l'incendio è già stato circoscritto, ma non ancora spento. Non ci sono vittime e neanche feriti. Clima alla Corte dei Conti a Bruxelles, dice industrie responsabili del 94% dei gas serra potranno inquinare gratis fino al 2030, rivedere il mercato europeo del carbonio. In un rapporto appena pubblicato, i magistrati contabili chiedono alla Commissione di rivedere le regole dell'ETS che per anni hanno permesso ai big della chimica, dell'acciaio e del petrolio di fare profitti extra a danno delle finanze pubbliche, a rischio gli obiettivi ambientali per il 2030, proprio nel giorno in cui la Presidente della Commissione europea è attesa alla plenaria dell'Europarlamento, per annunciare il nuovo piano per il clima. Il trust e i 18 milioni, un notaio all'incrocio degli affari della Lega, una fiduciaria di Milano, il cui presidente del CDA è un notaio di Parma. Questo lo snodo che collega le due inchieste più delicate della Procura di Milano, quella sui presunti fondi neri della Lega di Matteo Salvini e quella sulla fornitura di camici alla Regione da parte di Dama S.p.A. Fondi Lega e PM di Milano, arrivate altre segnalazioni di operazioni sospette dal mondo bancario e dall'antiriciclaggio. Nuovi input sulle scrivanie dei PM della Procura di Milano, ora al vaglio dagli uomini della Guardia di Finanza. L'inchiesta sul capannone venduto alla Film Commission davanti al GIP preliminari di Rubbia e Manzoni si sono difesi, hanno invece scelto il silenzio Michele Cilieri e Fabio Barbarossa. Mauro De Mauro, così scompariva un giornalista, depistaggi, servizi e mafia. Dopo 50 anni è rimasto un caso senza verità. Il 16 settembre 1970 scompariva nel capoluogo siciliano il giornalista dell'Ora, storico quotidiano antimafia del pomeriggio. Mezzo secolo dopo non esiste una sentenza che condanni i colpevoli di quell'omicidio. L'unico imputato, Totò Riina, è stato assolto in tutti i tre gradi di giudizio. La verità è stata massacrata da un massiccio e mirato depistaggio, scrissero i giudici nelle motivazioni della sentenza. Sul Fatto Quotidiano è stato pubblicato un estratto appunto del libro di Giuseppe Pipitone, che è uscito nel 2012 per Editori Riuniti. Il dibattito sull'uso dei pesticidi in Alto Adige, querela e poi ritirata dell'assessore provinciale contro chi ha denunciato i rischi per la salute. Da anni gli ambientalisti sono contrapposti agli agricoltori a colpi di ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato e parlano di un uso massiccio dei pesticidi. La provincia difende le aziende che aveva querelato per diffamazione un membro dell'Istituto per l'Ambiente di Monaco di Baviera e l'autore di un libro. Poi il passo indietro, mentre anche l'ISDE avverte rischio di danni non solo per chi li manipola, ma per l'intera popolazione. Palermo, l'ex mercato dell'usato rubato, diventa legale. Ogni rivenditore dovrà dichiarare la provenienza della merce. Uno dei mercati più noti del capoluogo palermitano, quello dell'albergheria, cambia appunto e completa la sua trasformazione in un punto di vendita legale. Il 10 settembre il sindaco Leoluco Orlando e la giunta comunale hanno consegnato informalmente, perché si aspetta l'ordinanza comunale, le aree autorizzate all'associazione di venditori sbaratto.
Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa prima edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.